Signore e signori, benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi unboxing, un unboxing molto particolare perché, come avete detto dal titolo, questo pacco, il pacco ora lo tiro fuori, nel senso, vabbè, avete capito, il pacco di oggi arriva direttamente dalla Francia, direttamente dal museo del Louvre. Voi direte, ma com'è possibile, assurdi, che hai fatto? Hai riportato la Gioconda in Italia? Non ancora, ci sto lavorando, potrebbero volerci degli anni, però un giorno, signori, un giorno. Per chi è stato in un museo come può essere il Louvre, come può essere la Galleria degli Uffizi, come può essere qualsiasi museo che ha un minimo di importanza, quando uscite ci sono questi negozi dove vendono dei souvenir di solito. Dovete sapere che ci sono anche delle sezioni di souvenir un attimino più, diciamo, di alto livello, se vogliamo, che hanno anche un range di prezzo più alto e ti consentono di portare a casa delle cose davvero belle. E ho scoperto, una delle ultime volte che sono stato a Parigi, che il Louvre ha dei souvenir che loro calcano dalle opere originali e ricreano questi modellini di statue che tu puoi comprare e metterti in casa. E quindi io sto arredando la casa e di conseguenza, tadan! Tra l'altro, questo pacco che ora vi faccio vedere è stato un casino recuperarlo, perché, come ho detto, me l'hanno spedito dalla Francia. Io ho messo l'indirizzo, ho messo la consegna programmata, così ero in casa, tutto ok. Il corriere non è riuscito a consegnarmelo perché non avevo messo i dati giusti, a quanto pare, non so di chi è la colpa, non mi interessa. Viene fuori che non possono neanche riprogrammare del tutto e quindi sono dovuto andare a prenderlo in provincia di Milano, macchina, un casino incredibile, arrivo lì, no, il pacco ingombrante, lo mettiamo, non entrava in macchina, ho dovuto aprirlo, questo non è il pacco originale, era un pacco grossissimo, pieno di imballo. Lasciamo stare. Signori, questo è il pacco che arriva direttamente dal Louvre, è un calco di una statua ed è la mia statua preferita all'interno del Louvre, il museo del Louvre, che penso sia a mani basse. Non ha vinto il premio come miglior museo dell'anno l'anno scorso perché ho vinto gli Uffizi, pregio italiano, tutti felici, però è il mio museo preferito nel mondo, il museo del Louvre, e ci torno sempre volentieri anche se l'ho visto già tantissime volte. E c'è una scalinata che scende su una statua, penso sia forse lo scorcio più bello che c'è al Louvre. Questo tavolo, tra l'altro, sì, è comunque ancora rotto, quindi probabilmente ora... Immagini, ora apro, la statua è rotta, speriamo di no. Questa, signori, è una replica, è la replica più grande possibile della Nike di Samotracia, la Vittoria di Samotracia. È anche uno dei souvenir più costosi che si possono acquistare, non il più costoso, piccolo spoiler, c'era un busto davvero bello, neoclassico, che costava poco più di 2000 euro, però non si poteva comprare online, devi fissare un appuntamento e andare di persona al Louvre per acquistarlo. Quindi... la prossima volta che vado a Parigi. Bene, ma parlando di collezionismo, statue, quadri, ma come sapete parlo sempre anche di NFT, digital art, di come il Web3 sta innovando tutto quanto. Come molti di voi sapranno, da diversi mesi ho iniziato una collaborazione con Young Platform e li ringrazio non solo perché stanno svolgendo un ottimo lavoro, ma perché continuano a supportare molti dei miei contenuti. Per chi non lo sapesse, Young Platform è l'exchange 100% italiano e si pone come obiettivo quello di rendere semplice e accessibile il mercato delle criptovalute, soprattutto per i meno esperti, in modo che possano costruire un bagaglio di conoscenze adeguato che permetta di non bruciare le tappe, che è una cosa che consiglio vivamente in questo mercato. E per fare questo hanno creato un ecosistema che è molto completo, cioè Young Platform Step, che permette di fare, per l'appunto, passo dopo passo conoscenza con il mondo delle cripto. All'interno di Young Platform Step c'è una sezione che è una specie di Wikipedia gratuita che si chiama Academy, dove trovate rubriche sia scritte che con video di approfondimento che ti permettono di imparare sia le nozioni base che argomenti anche più approfonditi. Sempre dentro Step trovi quiz, sfide che ti permettono di guadagnare il token Young anche semplicemente camminando, ed è importantissimo il token Young perché è un po' il fulcro di tutta la piattaforma. Poi c'è Young Platform Exchange, dove si può fare compra e vendita di cripto, e c'è una funzione in particolare che vi consiglio, che è la funzione salvadanaio, che permette di impostare un acquisto ricorrente. Vuol dire che uno segna le cripto che vuole acquistare e ogni tot ci sarà un importo che automaticamente viene dedicato all'acquisto di quelle cripto, ed è utile per sopperire la famosa FOMO. Vi parlavo prima
del token Yang, in base a quanti ne avete potete accedere anche a diversi club all'interno dell'exchange, dal bronzo al platino, e ogni club porta con sé dei vantaggi. Ci sono gli staking, c'è l'airdrop, puoi anche avere uno sconto sulle commissioni fino al 100%, insomma anche questa è una realtà molto interessante. Se poi siete bravi bravi c'è anche la versione pro per fare trading e analisi tecnica. Insomma, dategli un occhio, vi lascio il link qui in descrizione. Se vi registrate con un primo deposito di 50 euro potete avere anche un bonus di 25 euro, mentre per chi vuole iniziare per l'appunto passo dopo passo vi lascio anche il link per scaricare Step. Torniamo a parlare di arte. Dobbiamo assolutamente usare un qualcosa di iconico come il mio, come si chiama questo, aspetta, c'è un nome, la scimitarra. Stiamo facendo un viaggio nel passato, perché non usare la scimitarra per avere questo pacco? Pericolosissimo, lo so, però non fatelo a casa, io sono un professionista, più o meno. Si fa così. Tra l'altro la vittoria di Samotracia è una delle poche statue di cui si sa davvero tanto, perché si sa da dove arriva, dall'isola di Samotracia, cosa rappresenta e tutto il resto. Per non parlare del fatto che è super iconica, quindi nonostante questo sia un souvenir, è una replica neanche a dimensioni reali, perché ovviamente le calche lo metterei qua dentro, rimane iconica. Il fatto che sia senza testa, tutta una serie di cose davvero davvero belle. Ora, qua è super imballato, c'è cioè un botto di imballo, però io comunque la paura che sia rotta ce l'ho. Ho avuto brutte esperienze in passato, di spedizioni. Guarda, qui c'è il calco, questa è la forma, questa è l'ala, immagino. Ah, tra l'altro questa è la dimensione più grande che vendevano, c'era da 18 cm, c'era da 30, c'era da 50, e ho preso quella da 50, ovviamente. Poi, tra l'altro, da notare che è polistirolo, ma è tutto sigillato, così non si rompe tutto, non fai mille tallini di polistirolo in giro. Momento della verità. Oddio, appesa. Giustamente, ma state. No, la mia domanda è, sarà rotta? Non è rotta. Ok. Ok. Vittoria di Samotracia. No, ma è tutto in francese. Ah, ok, ma anche in inglese. Come dicevo, è un calco. Ma c'è anche l'armatura dietro? Non lo sapevo. Vediamo se mi sono perso qualche pezzettino. Mamma mia, si è pesa. Uff. Ferma un po'. Calma un po'. Cosa c'ha dietro? Un bozzo. Ah no, giustamente il vestito. Sì. Perso pezzi? Nessun pezzo perso. Ce la facciamo? Ah, ce la facciamo. Oh, che bella. Eccola qua. Tavolo rotto, la bandana. Guarda, potremmo fare anche tipo mezzo gangster, no? Meglio di no. La vittoria di Samotracia. Che bella. Che bella. Ora vi faccio vedere più da vicino. Ovvio, nulla a che vedere con l'originale al Louvre, sotto la scalinata che è davvero devastante. Però noi ce la facciamo andare bene uguale. Guarda che bello, il dettaglio delle ali, la testa rimane mozzata, ovviamente. E la cosa bellissima è il vestito che si fa tutto il... cioè spostato dal vento. Tra l'altro, non solo manca la testa, mancano anche le braccia, che in teoria dovrebbero essere aperte ad accogliere la vittoria, per l'appunto. Quindi ad accogliere le truppe che tornavano a Samotracia, che avevano vinto la battaglia. Questa è davvero bellissima come è stata, davvero davvero bella. E dove la metterò io? Ora, qua è tutto un casino, fammi liberare al volo e capiamo. Praticamente, oddio no, con una mano non ce la faccio, pesa troppo. Qui sopra voglio mettere, ve ne parlo meglio settimana prossima che farò un video update sulla casa. Qui voglio mettere però il quadro che ho nell'altra casa, Icaro. E quindi voglio fare un attimino l'angolino mitologia. Se ci metto Icaro, ci metto anche questa statua greca, la vittoria di Samotracia, è una figata pazzesca. Quindi voglio metterla qui, per il momento. Poi magari la metterò di qui, poi magari la metto in soggiorno, non lo so. La lascio stare, c'è tutto un casino, non ho ancora gli armadi, anche questo vi devo raccontare. Mamma mia, aspetta che non rompo tutto. Pesa, eh? Pesicchia. Questa la possiamo usare per fare un po' di palestra. No, a parte gli scherzi. La si mette qui. Oh, che bella. Magari anche un po' stortina? Sì, dai, un po' stortina. Ma che bella. Ma che bella. Stavo addirittura pensando, magari la metto accanto al divano, ma accanto al divano voglio mettere una ancora più grande. Poi per l'illuminazione capiremo, magari c'entro qualche faretto, ma non possa fare delle ombre, ma già così direi che di ombre ce ne sono. Ora, so già che siete curiosi, quindi ve lo dico io senza che andate a cercare sul sito. Questo modellino qui, che è, come viene scritto qui, scannerizzato dall'ultima restaurazione che hanno fatto, che era 2013-2014.
quindi è forse non forse la più recente, perché siamo nel 2022, sono quasi 10 anni, però una strada del genere non è che cambia nel corso del tempo, al massimo fanno qualche modifica o ricostruiscono qualche pezzo che si usura nel tempo. Ed è costata più o meno 500 euro, che uno dice cacchio è davvero tanto 500 euro, sì, però sai, quando è scannerizzata direttamente dal pezzo originale, direttamente dal Louvre, la scannerizzano lì nei laboratori, dici vabbè dai, ci sta anche. C'è anche Amore Psi che te lo vendono in marmo, però costa tipo quasi 1300 euro, le dimensioni sono simili, bello Amore Psi, che è tutto quello che vuoi, però guarda quanto è cazzuta questa. Poi questa ti fa dei giochi di ombre, quando gli metti un bel punto luce, qualcosina, devastante. Torre di Samotracia, direttamente dal Louvre, 500 euro più spedizione, perché bastardi te la fanno pagare a parte la spedizione, quindi in totale sono più di 600 euro, un prezzo ragionevole, più o meno. E con questo direi che la nostra settimana di unboxing finisce qui. Ho unboxato la nuova videocamera, che devo dire è una bomba, la sto usando in questo momento, è davvero davvero... un bel upgrade. Non vorrei dire cavolate, ma l'autofocus mi sembra addirittura migliorato. Per non parlare dell'esposizione automatica, ad esempio, guarda, se mi metto così contro luce con l'altra videocamera farei fatica ora. Non mi vedreste in faccia, sarebbe tutto scuro. Invece così ce la facciamo e il fuoco comunque funziona. Perfetto, direi settimana unboxing devastante questa. Ringrazio tantissimo per la visione, ci vediamo nei prossimi giorni con dei nuovi contenuti. Ciao a tutti.